frequentato questa casa natale. Un vecchio maggiordomo fedele. Rispettabili genitori. Volevo conquistarti. Ma perché la commedia stasera? Domani sarei partita. La commedia di stasera era solo per il piacere, Isabella. Che piacere? Il piacere di vivere una serata in famiglia con te. Credi che sia piacevole trascorrere una serata in famiglia? Immagino di sì. Ma non sei vissuto con i tuoi genitori? Sì. Non andavano d'accordo? Non molto. I tuoi erano più seri? Forse. E mangiavate tutti insieme attorno al tavolo? Sì, certo. Deve essere meraviglioso. Ma dimmi, Giorgio, in mezzo a tante bugie, è vero che ti eri innamorato di me? Sì, è vero. Allora sono contenta lo stesso. Pensa un po'. All'inizio si pretende la felicità per tutta la vita. Poi ci si rende conto che qualche anno di felicità è già un buon traguardo. Poi ci si accontenta di una sola sera. Poi ti restano solo 5 minuti. E ti rendi conto che anche quei 5 minuti di felicità possono essere un tempo infinito. Si sta bene qui nella mia vecchia casa, vero? E domani? Che si fa domani, cara? C'è tanto da fare, Giorgio. Sciocchezze, certo. Dopo 20 anni di matrimonio sarò un vecchio signore rimbambito. E tu mi detesterai. Oh, mai. Tu invece sarai dolce, magra e affascinante. Devi promettermi una cosa, che ti terrai le rughe e i capelli bianchi. Ma certo. Meno male. Senza questa tua conferma i 5 minuti non sarebbero stati del tutto felici. Sì, caro. Caro? Non me l'avevi ancora detto. Ormai siamo insieme da 4 minuti. 4 minuti? Caspita, il tempo vola. Siamo già alle nozze d'oro. E insieme saremo stati felici. Perché parli al passato? Perché la nostra lunghissima vita coniugale è già al tramonto. Finiscila con questo gioco. Ho paura, Giorgio. Scusate, non vorrei sembrare una guardia carceraria, ma i 5 minuti sono passati e papà e mamma ci stanno aspettando in macchina. Giorgio. Niente paura, Isabella. Lasciaci soli, Tu resterai indietro, per favore. Le dirai che non l'ho mai amata. E che sarà meglio per lei tornarsene a casa e dimenticare questa meschina storia prima che potrà. Non si può dire che sei un sentimentale, cara. No, la spalla mi fa male.
Cos'hai, Giorgio? Sei pallido. La spalla. Sbottonami l'impermeabile. Ma il sangue! No, non mi toccare, la camicia è tutta appiccicata, sei mi fai ferito, male. Sei ferito, sei ferito. Non è niente. È stata Enrichetta. Sai quella sua pistola? Con l'impugnatura di Madre Perla? Beh, stavolta l'ha usata. Io ho cercato di disarmarla, ma lei è caduta lì indietro e ha sbattuto la testa contro lo spigolo del caminetto. Gridavano tutti, io. E puoi camminare? Datemi da bere, per favore. Vabbè, ma dove trovo da bere in questa stamberga qui? Chiama il maître, no? Ah, sì. Maître? Maître? Il signore ha chiamato? Sì. Ha dell'alcol? Che domanda, signore? Tutti i liquori, signore. Se mi permette, posso raccomandare un antico Napoleon. Vorrei del rum, per favore. Non ne abbiamo. Nessuno chiede più rum. Abbiamo forse in cucina un tipo fantasia, ma serve per l'omeletta alla fiamma. Andiamo, portatemi il tipo fantasia in macchina. In un bicchiere, signore. Rum fantasia. Che serata. Il dottore dice che la ferita è superficiale. Soffre. Un po', sì. Non posso vederlo soffrire. Forse è sopportabile. Complimenti. Lei riesce a mantenersi calma. Deve essere molto coraggiosa, lei. Ti vuole bene? Perché me lo chiede? Lui l'ama. Ha sempre cercato una come lei. E lei che ne sa? Lo conosco molto bene. È stata la sua amante. Diciamo che c'è stato tutto quello che a lei non piace e che non ci sarà più se domani partite insieme. Perché dicessi? E forse c'è ancora una piccola speranza per lei. Lei crede di farmi paura con questa sua piccola speranza personale? Non ho questa intenzione. Lei cercherà di trattenerlo, lo so. No. Non ho più niente da dargli, io. Preferisce spargere l'impressione che me lo regala. Non sono una santa. Ma poi, Giorgio, non potrei regalarglielo. Sicuro? Sicuro. Non è mica stato buono Giorgio con me, sa? Triste, ingiusto, debole e brutale. Ma che
le serve dire male di lui a me? Non le sto dicendo male. Gli ho voluto bene. Ah, dottore, prego, l'accompagno alla porta. Dove sono? Riposati ora. Devi riposare. Che sciocchezza. Se fossi svenuto un minuto dopo dentro la macchina, non mi avresti riportato qui. Cosa decidi ora, Giorgio? Non lo so. Da quanto tempo è partito Roberto? Da un'ora. Avrebbe già potuto telefonare, no? Ma qui non c'è telefono. Sarei contento se tu non piangessi. Ma io non piango. Lo dici tu? A fregarsi gli occhi vengono le lacrime. L'emozione, il sangue che ha perso. No, dorme. Dorme sempre, quando è infelice. Perché? Per non soffrire. È un trucco, tutto suo. Dov'è? Qui, dorme. È fantastico. Noi galoppiamo per vie notturne piene d'angoscia. Progettiamo fughe, alibi, evasioni e lui è lì. Dorme. Ma insomma, che è successo laggiù? Vorrei che fosse lui a chiedermelo. Che mi guardasse con gli occhi spalancati. Allora prenderei tempo e con l'affanno proprio dei messaggeri delle tragedie classiche gli direi... mio caro amico... Ma insomma, vuoi spiegarti? Un bernocco. Barnoccolo, piccolo così. E la signora è più innamorata di prima. Poveretta. Ora è convinta che lui deve amarlo per forza, dato che è arrivata sul punto del delitto. È stato il vecchio Edgardo a suggerirlo. Devo dire che quel vecchietto non manca di una certa fantasia. E dove sono adesso? Al capezzale di Enrichetta. In procinto di ammazzare un po' prematuramente il vitello grasso. Un po' prematuro, in effetti. Poco fa Giorgio ha deciso di partire con me. Ah, sì? E dove lo porta? Ad allevare api? Adesso per vivere insieme. E poi come marito appena avrà ottenuto il divorzio. Possiamo anche opporci, se vuoi. Non credo proprio. Bene. E allora non ci resta che andarcene via, nobilmente. Nobilmente. Con una galanteria tutta francese, sorrisi, mani sul cuore. Là. Un calcio nel sedere, Ma cosa crede? Che io la lascerò partire via domani mattina, tranquillamente? No. Io rido. E mi installo qui. Davvero? E perché? Aspetto che si svegli. Ah, un consiglio. Sa cosa farei al suo posto? Partirei prima. Perché? Io sto cercando di risparmiarle una vera pazzia. Vede, il bello addormentato lì è un mostro, come me.
La sua vita è chiara, no? Già tracciata. Dia retta a me. Prenda il treno da sola domani mattina. Lo faccia, ecco, lo faccia per le sue sante nonne. No. No, ce ne andiamo. Non è necessario aspettare che si svegli. Ecco, allora... sarò breve. Il nostro fine mese sarà estremamente precario. Mi può prestare 5.000 franchi? Lei mi crede così ricca, ma io non ho tanti soldi. 2.000. Forse. Ma non ti ridurrai fino a questo punto. Ma che cos'hai? Sei pazza? Eh? Mai, signorina, mai. Va bene. Lo racconterò a... ai direttori delle trattorie a prezzo fisso dove andremo nelle prossime settimane. Hai ragione. Sono un idiota. Mi dia il denaro, signorina. Sarà tutto più semplice, anche per lui. Ecco. Presto, la prenda in parola. Grazie. Attenti, si sveglia. Dove sono mamma e papà? Con Enrichetta, che sta benissimo, eh? Un bonocolino, eh? E domani si ricomincia tutto da capo. Non ritorno. È finita. Da domani comincio un'altra vita. Si era capito. E allora perché sei venuto qui? Vabbè, per salutarti, no? Siamo amici. O ci si vuol bene o no? Dirai ai miei che tornerò a Parigi per le pratiche del divorzio. Lavorerò. E aiuterò come potrò. Forse sarà necessario che papà si cerchi un impiego. Ah, beh, certo. E poi lo sta cercando da 30 anni. Beh, in questo periodo non è facile. Devono rendersi conto che sono abbastanza maggiorenni per comportarsi ragionevolmente. Lasciaci sole, Isabella, per 5 minuti. Ecco fatto. Fatto? E voi due? Beh, ti risponderò con una frase prediletta da tuo padre. Ci penseremo. Barbara, andrai a lavorare? Che ti importa? Vedrò di mandarti qualcosa. Grazie. Mi puoi dare 1.500 franchi per il sarto. Le altre volte erano 3.000. Adesso sono 1.500. A modo tuo sei un uomo onesto. Tutti sono onesti a modo loro. Anche tu. Il guaio è che esiste solo un modo ufficiale per esserlo. Se vuoi salutare Barbara da solo, posso anche uscire. No, non uscire. La tua ragazza starà in pensiero. Vai da lei. Certo. Ma vorrei dirti arrivederci almeno. L'hai già fatto? 5 minuti fa.
Ci lasciamo così. Che cosa cerchi in noi che ti riguardi? Nei nostri pensieri che ti somigli? Tu sei stanco di noi, lo so da tempo, prima di te. Vattene. Mi fai male. Anche tu a me. Questo lo spero. Sì. Mi fa male, è vero? Ma dobbiamo lasciarci. Addio, Barbara, per sempre. Per sempre, sì. Chi lascia un amore gli promette amicizia per addolcire un po' l'abbandono. Io non ti prometto nemmeno un'amicizia. Ti prometto il mio odio, Barbara. Il tuo odio, sì. E intorno ad Enrichetta abbiamo condotto una vita ignobile. Tutti. Ma soprattutto noi due. Perché abbiamo parlato anche d'amore. D'amore. Sì. Perdonami, Barbara. E di che? Della miserabile vita che ti ho imposto. Non ce n'è bisogno. Io ti ringrazio per questa miserabile vita. Signorina? Signorina? Mio marito ed io ce ne andiamo, siamo perfettamente d'accordo. Volevamo salutarla. E grazie per i soldi. Che soldi? Ma niente, un errore, uno scherzo. No, no. Soldi che abbiamo chiesto come compenso. Perché pensavi che ce ne saremmo andati senza padre? Ma per chi ci prendi? Ma vi proibisco di accettarli! Ve li darò io, tutto quello che ho! Farai presto, tu. Dato che non hai un soldo. Vieni, Roberto. Che stiamo ancora a fare qua. Sì. Ma non dimenticare. Contatto. Signorina. Entrate, signori! Entrate. Vi siete a casa vostra. Qui regna la felicità. La gioia. La lecita gioia. Ma insomma, la finisca. Cosa vuole da noi? È ridicolo. Errore. Signore, errore. Non è ridicolo. È patetico. Lei è un attore. Sì. Allora, ci insegni un modo per andare via. Dipende dalla situazione, dal personaggio. Lei che personaggio recita? Insomma, diciamo il traditore. Col traditore si fanno uscite meravigliose. Lambert usciva drappeggiandosi nel mantello. Io ho solo la giacca e mi sta un po' stretta. Ah, ecco. E il grande Sylvain, l'Arnolfo, usciva senza guardare in faccia nessuno. Troppo scomodo. E poi io... Io voglio guardare in faccia tutti. Sino alla fine. Sara Bernard non usciva. Restava in scena, decisa, fino all'applauso finale. Ah, e Mounet, gra-
grandissimo, grandissimo, Muni. Usciva avanzando fino al proscenio. Grazie. Ma adesso dobbiamo andare sul serio e poi... Non ci serve più nessuno, vero? Nessuno. Allora... Andiamo, va, Barba. Oh. Ah. Uscita da cani. Sono andati. Ora si comincia a vivere. Finalmente. Cos'è? Niente. La portiera dell'automobile. Il motore si è ingolfato. No, non è partito. L'auto si avvia. È già sulla strada. È sparita nel buio. Non c'è più. Sei implacabile, Isabella. La felicità è sempre implacabile. Mi scusi, posso annunziare ai signori che il pranzo è servito? Ora sì. La signora è servita. Ragazzi, a tavola, è mezzanotte meno cinque. Sarà una cena un po' strana, eh? Errore, errore. Niente riscaldato, tutto è genuino. Miracolo della ditta Chauvet. Mi scusi. No, 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 niente, niente, mio caro amico. Ormai è una cena in famiglia.